Eccoci qui, amici di TecnoAndroid.it, sono Matteo Mereu e oggi andremo a fare l'unboxing di questo Sony Xperia M2, telefono di fascia media. Vediamo che abbiamo appunto la scatola che risulta essere notevolmente più grande rispetto a quella del Sony Xperia Z3 Compact. Quindi questa scatola è caratterizzata da un design particolare, adesso lo vediamo. Il telefono comunque sia abbastanza grande, per questo anche è giustificata la scatola di queste dimensioni. Quindi andiamo a girare la scatola in quanto l'apertura è nel retro. Come vediamo, nel retro sono specificati i colori del device, quindi il bianco, il nero, il viola. Le caratteristiche principali: la fotocamera da 8 megapixel col sensore XMORRS, la grandezza del display da 4,8 pollici, la risoluzione QHD e in particolare risoluzione di 960x540 pixel, processore Snapdragon 400 da 1,2 GHz quad core e ovviamente possibilità di effettuare gli HDR con la fotocamera di questo Sony. Tecnologia NFC, ovviamente Wi-Fi, sistema operativo Android. Notiamo, ritorniamo dall'altra parte, che c'è il logo dei FIFA World Cup Brasil, dei mondiali brasiliani, quindi sponsor ufficiale la serie Xperia di questi mondiali. Adesso andiamo ad aprire la scatola. Per aprire la scatola andremo prima di tutto a rimuovere il sigillo di sicurezza che noi abbiamo già rimosso e poi la scatola è da aprire in questa maniera. Come vediamo, c'è subito il telefono che è dentro la sua solita custodia di plastica. Lo mettiamo un attimo da parte. Vediamo che la scatola si apre in questo modo, dove troviamo diciamo, il cavo USB per la ricarica e per il collegamento al PC. Troviamo all'interno qua la presa per la ricarica tramite appunto l'utilizzo anche del cavo USB. Quindi qua troviamo i manuali utente di Sony, manuali con le guide introduttive sia in italiano che in inglese e le informazioni diciamo per quanto riguarda le emissioni di onde elettromagnetiche e poi abbiamo in questo reparto i auricolari Sony non in-ear, quindi Sony normali, semplici con la possibilità di microfono, mi pare. Sì, c'è anche il microfono, quindi la possibilità di rispondere alle chiamate. Quindi andiamo a vedere, quindi la scatola peraltro per il resto è vuota, quindi una scatola molto molto elaborata. Prendendo il telefono, tirandolo fuori dalla sua custodia, vediamo subito il telefono. Telefono che è abbastanza grande, ha dimensioni di 139,7 mm di lunghezza, 71,1 mm di appunto larghezza e poi uno spessore di 8,6 mm. Spessore accompagnato tutto da un peso di 148 grammi. Quindi andiamo ad accendere il telefono. Il tasto accensione è questo che c'è, ben visibile. Abbiamo qui lo sportellino per la micro SD e la micro SIM. Vediamo come si apre, eccolo qua. Micro SD e micro SIM e poi abbiamo il tasto ovviamente per effettuare le foto con con doppia pressione, quindi sia per mettere a fuoco che per scattare, diciamo i fori per inserire l'eventuale laccetto. Sotto abbiamo la cassa e il microfono coperti da una griglia. Sopra abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, poi dietro abbiamo il simbolo dell'NFC, logo Sony Xperia, la fotocamera col microfono e il flash LED.
Sul lato sinistro abbiamo invece il plugin per l'attacco del cavo USB. Davanti ovviamente abbiamo sensore di luminosità e di prossimità, fotocamera, capsula auricolare e qua c'è un LED di notifica. Per ora è tutto, se avete qualche domanda, se avete qualche dubbio, se avete qualche richiesta da farci in vista della recensione della video recensione che faremo fra poco, potrete ovviamente commentare il nostro articolo, il nostro video e sui vari canali che abbiamo, quindi Facebook, Twitter, Google Plus. Provvederemo quindi a rispondervi e eventualmente rispondervi sia per iscritto sia nella recensione, facendo vedere l'eventuale l'eventuale feature volete appunto assaporare di questo Sony Xperia MI2. Per ora è tutto, per tecnoandroid.it, Matteo Mereu.